Salve a tutti su Cintel, eccoci qui con una nuova puntata di Amnesia The Dark Descent. Nello scorso episodio, che potete andare a rivedere con il link che vi lascio giù in descrizione, mi avete visto alle prese con spaventi gradi, sei tentativi di approccio poco riusciti con il mostro. In questa puntata invece avremo a che fare con una fontanella del sesso e con degli esemplari di Chupacabra. Ovviamente non mi anticipo troppo, vi ricordo di mettere un mi piace alla pagina Facebook, di iscrivervi qui al canale YouTube, di attivare la spunta delle notifiche e di venirmi a trovare durante le live sul canale Twitch. Come sempre, il vostro Tulkas con il 4, vi auguro la visione su Cintel dell'episodio. Scese dal letto e guardò fuori dalla finestra completamente buio. Aspettò di un'occhiata al Ma vecchio aspetta, dolore, ma fece domanda, ma un'altra non è che dovevi aprire quella porta che non si era aperta con l'ago? volta. No, non credo, sinceramente. Secondo me ti manca una leva, però vediamo. Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a Herbert, parasol mi dimostra un altro personaggio. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shame will hurt much less than dying. Che la morte. Madonna mia. Wow. Ma come sta la nostra bella statua? Bella, bella. Ah, ma c'è un tipo adesso sopra. Vabbè, giustamente. Questo 69. Mamma mia. Quasi succinto. Ero succintissimo. È che va bene il gioco horror, ma la succintezza ha sempre il suo spazio. Questa stavo di come che non si apre. Sta squirtando da dietro. Squirtando da dietro. Ah, nello studio forse devo andare, che c'è la terza leva. Oppure? Senza degli ospiti. Stanza degli ospiti. No, io voglio andare allo studio. Cose zozze. Cose zozze, cose zozzissimissime. Rimise la piatta la cosa da te. Stanza degli ospiti. Ok, stanza degli ospiti tutta scassata. Fastidio questi cassetti così che poi non si mantengono, che cacchio ci sta dentro? Niente. O questo si parte. Oh, coglietto. No, cos'è? Ma lo scoiattolo più grande. Cos'è? Un chupacabra? È un coniglio. Che chupacabra? È un chupacabra. Lo scoiattolo. Minchia. Le basi, però, almeno gli animali. Chupacabra. Sai tutto. E dopo la prima lezione su non toccare il fuoco, è saltato anche quella con le lettere degli animali. Chupacabra. Lettera C, chupacabra, no? Capra ciuba. Mamma mia, che fastidio questo disordine. Allora, vediamo un po' questi cassetti. Ah, questo non si rompe. Vabbè. Ma qui non c'è niente, qui non c'è niente. Ah, ecco. Ah, c'è un Laudano. Porto di Laudano. Ok. Second of July. 2 luglio 1839, diario di Daniel, liberazione. Oggi ho ricevuto una lettera dall'ufficio del governo, cosa farmene, ma sono preoccupato per lui. Ok, dobbiamo andare alla ricerca di Herbert Ballerina. A posto. Ah, c'è il padre da una... Fa vedere, forse lo so. Puoi usare gli oggetti in questo modo. Guarda, questo gioco poi quando sbagli a fare una cosa che tu provi, no, magari... A fare una cosa, ti fa tipo la cazziata, tipo... Oh, coglione, che cazzo... Tipo... Si incazza, capito? Dice, non puoi usare... Eccola qua l'altra barra, vedi? È l'armadio pronto per farti nascondere. Ma che non viene niente qua, è tranquillissimo. Tutto a letto. Cos'è successo? Lo so, ho toccato il letto. Daniel? What? Still having nightmares. È ancora incubi, vedo. Yes. Posso liberarmi, arrivo ogni volta. Every night. We'll put a stop to them. Ah, metteremo un punto a questo. Ah, devo prendere la barra qui. No, l'ho presa. No, l'ho presa. Accorto palanchino. Ah, c'è un'altra memoria. Oggi ho recuperato le cose di Herbert Ballerina alla dogana. Ho scavato la sfera in superficie. Il suo racconto mi ha confuso molto. Serviva la sfera. Cosa sono quei pezzini del mio salotto? C'è una cosa di cioccolato. C'è una torretta di cioccolato. Con la quindi quella era la marmotta che confeziona la cioccolato. Esatto. No, mi ha illuso Darkblade, non c'era cioccolato. Ah,
Ok, quindi adesso devi usare la barra, la crowbar, come suggerisce il buon Fischia. Mamma. Ah, non si può usare più. La chiave. Chiave. C'è un simpatico. Oh, grazie al cielo, eccola. Allora credo che sia un buon posto per nasconderla. Ok. So, guarda, veramente sto andando, ve lo giuro, non proprio a culo. Cristo. Vabbè, va Luca, devi andartene a fare in culo. Comunque. Qua, ma c'è una stanza, un posto così tranquillo. Questo cassacazzo viene qua. Rileggioso silenzio, perché stiamo aspettando che se non gli sfonda l'armadio. Madonna, che violenza. Ma sei sicuro di volerlo guardare? Madonna, non guardarlo, non guardarlo. Jumpscare, ciao Nico Game. Oh Nico, sei arrivato in un momento orribile. Guardare, stavo si rincoglionisci. C'è dalla lanterna qua. No, così. Sei pazzo! Ma che non si vedrà mai la lanterna in un armadio? Ma che sei scemo? Guarda, non ho fatto in tempo a prendere la chiave, sono un coglione, sono. Ma che è finito? Io non l'ho capita questa cosa, Cioè, ma questo viene se va. Ma che è? Ah, devo schiattare. Ma comunque il panico, madonna. Buonasera Nico, buonasera. C'è un foglietto. C'è un foglietto che me lo leggo dopo. Pure qua potevo nascondermi. Però vedo che ti sei impratichito con le sessioni stealth. Ma per forza, quello è un porco. Leggiamo il terzo, la terza rivelazione. È fatta, la sfera è montata. Te lo devi fare i fatti tuoi. Ti potevi accontentare di un fidget spinner e la forma perfetta potrebbero essere state plasmate da una fabbrica. Troppo strano. Ok, quindi abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Quindi abbiamo la chiave della sala macchina, abbiamo due leve, c'è un'altra stanza da visitare. Sì. Professor Taylor fu il secondo morto a causa della sua dannata curiosità. Ok. Quindi possiamo andare. Non essere curioso. La strana lettera lo imparì, ma era anche l'unica cosa che gli dava un po' di conforto. Ok. Ah, qui ci sono strumentazioni. Pensavo. Avanguardia. Sì, però. C'è una croce, portati la croce. Fa ancora più paura, orco demonio. La croce, C'è cosa qui di nuovo? L'action figure di Isis. Stefano alias. Vuoi smettere di far serpare a Stefano? Che bella stanza. Permesso, salve. Mamma mia, devo dire un gusto. Baule dietro, baule! Oh, dice... cosa? Ma dove? Che... No, forse. Baule dietro, baule! Aspetta. Ha ragione Luchetto, grazie Luca. Ah, però. Vabbè, non c'era niente di importante. Siamo preso un urlo in fronte per una sciarina. Vabbè. Ok. Quando l'avevo. Non l'avevo proprio visto. Sono più impegnato a cagarmi addosso. Ma vabbè, il romanzo. A Joan Weyer, il mio più fidato amico e studente. Lettera sulla scoperta di una sfera. Sono passati quasi 10 anni e non sono riuscito a scoprire del cielo. L'ultima volta che abbiamo parlato mi hai detto del tuo interesse e la tua ricerca in corso delle sfere mitiche. Mi sono reso conto della verità sulla mia visita ad Astad. Il tuo amico e mentore Heinrich Cornelius Agrippa. Ah, quindi questo è uno che ha preso la sfera, ha trovato e sopravvissuto, si è cagato addosso e... Basta papiri, vogliamo un sunto. Ho capito, ma se non lo leggiamo come lo diamo il sunto, scusate. Vabbè, comunque ragazzi, il riassunto è che il racconto di Agrippa, il quale ha trovato la sfera per primo,
E ha svegliato però anche il guardiano della sfera. Però l'ha riportato. Però la... E a quanto pare si è salvato. Ah. Ma quindi lo puoi rompere? Ma perché dovrei rompere? Non ho capito. Se sono tenuti insieme da una debole cosa di legno, rompi, sì. Rompi. Andiamo su. La vedi? Oh. Mo cado. Oh. Oh, mamma. Ah. Guarda che puoi andare. Wow, ci puoi andare pure fuori, puoi andare. Vabbè, fai io... questo parkour. Dopo lo faccio questo parkour. Ci ho capito, secondo me qua nel momento prepuzio devo fare il parkour. Oh guarda, c'è nuovo il cervo. Let's see what you have. Guarda che cosa hai da offrire. Vediamo cosa hai da offrire. Ma questo è Alexander che faceva. What a mess. I should have sharpened the saw. But I can sense it. Posso percepire sicuramente. Cosa? Vabbè, questo comunque è completamente pazzo, questo Alexander. Ah, l'ha ricucito poi, che carino. È stato gentile. Prima l'ha sezionato e poi... Madonna mia, che brutta faccia. Questo è Alexander, è lui. E c'ha la A, quindi immagino di sì. Mamma mia. Già così già mi cago addosso. Già solo vedendo. Ma quanti biglietti. Mi sei cagato sotto. Dai che è safe. C'è il bigliettino. Allora, frontiere dell'anatomia. Quanto sarebbero meno problematici da procurare. Ah, questo scrive Alexander. Ok. Bene, mi fa piacere che lui si riferisce alle persone come umani. No, paura no, disturbo moltissimo, però guarda. Guarda che abilità, guardate che abilità. 360 no scope. Come? Allora ragazzi, salviamo. Quando toccherà a me? Non ho mostrato limiti? La mia pazienza abbraccia secoli. Oh. Eccolo qua. Oh. Comincia dal bigliettino magari. Istruzione per l'ascensore. Ah, questo è importante. Allora. Ho capito bene, penso che... Qui sono tre sbarre, vedi? Questa è se sbarra circolare. Cioè quella... C'è altre due sbarre che si trovano. Devi inserire tre sbarre e devi fare 8 sopra e 8 sopra. E 8 sopra e poi 8 sopra. Di nuovo di parkour. No, eh. È vero. Sì. Siamo pronti, siamo preparati, siamo carichi. Cacca nelle mutande, sono carico. Sir William Smith era stato designato. Non c'è modo per lui di sapere che il ragazzo dell'altro giorno mette a sombra tanto tempo. No, che è successo in questa stanza? Beh, guarda che bella la statua, che è la cosa là. La fontanella. Andiamo a vedere cosa è successo alla fontanella. Vediamo. Ah. Come abbiamo trovato questo posto? Un vecchio amico è tornato ad Algeri e mi ha dato una cartina. Perché non è con noi? Non ha voluto venire? Voleva Daniel, ma le cose sono sempre vanno come le programmiamo. Certo. Vedi, è arrivato uno di quei giorni. Ah, quindi finalmente anche questa è la sua parte, insomma, diciamo. Un po' molto divertente. Secondo me la versione della stanza reale è come l'ho vista quando appena sono arrivato. Man mano che vado avanti, il Daniel, insomma il protagonista, impazzisce.
Grazie mille succiteri per aver visto il video, ricordatevi di lasciarmi un like o un dislike, commentate e fatemi sapere cosa ne pensate della fontanella del sesso e dell'esemplare di Chupacabra. Ovviamente vi ricordo di lasciare un mi piace alla pagina Facebook, di venirmi a trovare durante le live sul canale Twitch e di iscrivervi qui al canale YouTube attivando la campanella delle notifiche. Come sempre il vostro Toolcast con il 4 vi salutavano prima di lanciare la fantasmagorica sigla!